Ragazzi, sono costretto a parlare a bassa voce perché stiamo facendo un overnight, o meglio, stiamo iniziando a fare un overnight. Avete visto il titolo? Facciamo un pulled pork dentro il barbecue a gas e ovviamente cerchiamo una nota aromatica con il pellet dentro una smoke box che abbiamo rivisitato un pochino. Allora, però, andiamo con ordine. Facciamo un pulled pork. Era da tempo che non facevamo un pulled pork e sono contento di farlo con un Boston Butt che mi ha messo tra le mani Simone di My Barbecue. Allora, la razza del maiale Large White, la vedete qui nelle immagini, un'amarezzatura pazzesca sulla coppa e invece un collagene pazzesco sulla spalla. Il Boston Butt è il taglio per il pulled pork, composto appunto da una parte della spalla e dalla coppa, e poi c'è questa paletta che dà ulteriore carica. Noi che cosa facciamo? 4 kg. Dobbiamo iniettarlo. E che cosa ci viene in soccorso per iniettare questo Boston Butt? Ci viene in soccorso il kit per il pulled pork di Veneco, che è composto da due injection da 300 grammi ciascuna, dal Magic Dust che avete imparato a conoscere benissimo sul canale, state vedendo intanto un po' di immagini per ricordarvi e rinfrescarvi la memoria, e poi anche la salsa barbecue alla rapa rossa che insomma dovrebbe corollare il piatto in maniera perfetta. Parleremo di tante cose in questo video, perché parleremo di vino abbinato, parleremo di coleslaw, parleremo di bun, magari proveremo a farli noi anche domani, visto che è appunto un overnight, noi andremo a mangiare domani sera, quindi praticamente 22 ore in totale tra tutto, e parleremo anche di stelle, perché che cosa vuoi fare di notte? Guardi le stelle, oppure vai a dormire, vedete voi cosa fare. Ecco, in sostanza vedete che cosa abbiamo fatto, già da queste immagini potete capire esattamente come è fatto il Boston Butt. Questi sono maiali che sono scelti per il loro quantitativo di grasso, per la loro percentuale di grasso, non sono maiali molto in là con l'età, però devo dire che una volta selezionati vengono lavorati in maniera perfetta da Simone e da tutto il suo team. Abbiamo iniettato il 10% del nostro Umami Boost Meat Injection di Vene Q, facendo delle iniezioni a 45 gradi, poi senza cercare di bucherellare tutta la superficie del nostro Boston Butt, e alla fine, come sempre, passata generosa del nostro Magic Dust, perché noi nella prima fase, come sempre, dobbiamo andare a cercarci il bark, la corteccia, la crosticina. Tutte operazioni che ci hanno chiesto poco tempo, poi naturalmente abbiamo fatto riposare in frigo e il risultato è diventato così, vedete, 120 gradi, guardate che meraviglia, con il pellet che già sfumacchia. Lo lasciamo qui e noi cosa facciamo? Andiamo a vedere le stelle un attimo, voglio farvi vedere un prodotto che mi è arrivato, già che ci sono, overnight, deck. Dovete sapere, ragazzi, che mi ha contattato Luca di Arte Sky, un negozio qui in zona, e mi ha proposto il SeaStar S50, che è un telescopio digitale con cui è facile godersi tutto quello che abbiamo intorno senza avere fondamenti di astronomia. È comodo perché basta accenderlo tramite l'applicazione, è facile da usare, non è necessaria alcuna procedura di allineamento col polo nord, o non serve conoscere la volta celeste. Vedete, qui abbiamo un treppiede in fibra di carbonio e tramite l'app, grazie alla bussola interna, all'accelerometro, al plate solving, in pratica vi riconosce la porzione di cielo che state guardando, potete utilizzare l'applicazione, che è facile, intuitiva, è vero, in inglese, però non state lì a preoccuparvi, è veramente molto molto facile, e lui in pochissimi istanti riesce ad attivarsi, ad andare a cercare la porzione di cielo o l'oggetto che avete cercato e ve lo trova, in men che non si dica, in maniera molto facile. Vedete che lassù c'è la luna, io ovviamente con la fotocamera posso zoomare molto molto poco. Il nostro SeaStar S50, che vedete qui un po' all'ombra, ovviamente al buio, ha trovato la luna ed eccola qui. E naturalmente poi voi potete mettere l'autofocus, potete farne un'immagine, potete anche eventualmente ingrandire se vi fa piacere, potete in sostanza fare una serie di operazioni che vi permettano di vederla un pochino più da vicino. Può essere usato anche in modalità sole, noi non l'abbiamo fatto ma lo faremo,
E la cosa semplice è appunto utilizzare questa applicazione che vi consente poi, una volta trovato l'oggetto, di migliorarlo. Come? Grazie all'esposizione, perché più voi andate a esporre l'immagine che state cercando, e intanto qui vedete le schermate anche per vedere quanti stanno usando SeaStar nella vostra zona, più o meno, qui siamo un po' tarati su tutta l'Europa, dicevo, più avete esposizione e più l'immagine sarà ovviamente nitida e definita. Voi avete tutte le spiegazioni riportate qui negli screenshot che state vedendo, con anche tutti i parametri che sono utili per capire un pochino di più. Noi abbiamo fatto qualche foto, ovviamente completamente da dilettanti, abbiamo fotografato la Luna e la vedete qui, quella che abbiamo cercato poco fa, e poi abbiamo fatto foto alla Luna anche qualche mese fa e vedete che meraviglia. E quindi, se lo volete, Arte Sky l'ho trovata a Giussano. E adesso che abbiamo guardato le stelle, ultimo sguardo commosso al pull pork e che si è visto, si è visto. Notte. Suonano le campane, voce impastata tipica da sonno. È arrivato il momento di vedere questo bark a ore di distanza da quando abbiamo messo il nostro Boston Butt dentro il nostro barbecue. Monarch straordinario, ha tenuto la temperatura in maniera perfetta. E guardate che mogano, guardate che mogano. Cenere per il nostro pellet. Ho utilizzato il melo, non ve l'avevo detto, perché voglio una nuance abbastanza leggera. Adesso andiamo a fare la parte di foil. Allora, pronti con il foil. Io non vado a utilizzare né la butcher paper né a fare un doppio giro di stagnola su tutto il mio Boston Butt. Semplicemente prendo una leccarda, metto un mezzo bicchiere di cola e poi stavolta sì, ancora un pochino. E poi sì, stavolta con la mia stagnola vado a chiudere. Scusate, stamattina sono veramente rallentato perché ho dormito poco. Avevo il pensiero del Boston Butt. Adesso mettiamo il termometro e poi torniamo in griglia. Ed ecco qua, aspettiamo che raggiunga i 98, siamo più o meno a 70, A dopo. Ragazzi, siamo arrivati come sempre quando faccio il pull pork al momento della verità. Mi sembra dal test fatto col termometro che la carne un po' si lascia andare, ma non è mai detto. E quindi vediamo insieme. Noi non abbiamo asciugato la superficie, lo stiamo aprendo per la prima volta, siamo arrivati a 95 gradi e abbiamo lasciato riposare 2 ore. Ancora bello caliente, però guardate come comunque è compatto il nostro bark, guardate la generosità dei succhi, stupendo, tutto molto molto bello. Adesso lo faccio vedere un po' più da vicino, così almeno vi fate un'idea bene anche voi. Guardate il bark, è una meraviglia, e l'osso ovviamente un pochino più esposto. Adesso è il momento della verità, puliamo. Ho sui guantini, adesso allora l'osso lo togliamo e lo riponiamo qui e andiamo ad affondare le mani. Mamma mia ragazzi, si pulla che è un piacere, una meraviglia, una bomba pazzesca. Togliamo la paletta, guardate che spettacolo, come si lascia andare. Anche semplicemente affondando le mani, se non avessi i guantini sarei già ustionato, ustionato completamente. Ma invece non sono ustionato per niente. Vado avanti e poi aggiungo la mia mitica salsa. La salsa barbecue in sostanza andrà a bilanciare il grassino del mio maiale, no? Io ne metto un pochino, dà anche una bella colorazione, ovviamente la rapa rossa la fa da padrona. Poi è chiaro che ognuno nel proprio panino metterà quello che vuole. Se pensate che il video sia finito, vi sbagliate, dobbiamo aggiungere un bel vinello
e anche, ovviamente, come ci siamo detti, fare i panini. Quella che vedete qui è Diana che sta facendo i bun. Si sta aiutando con il bimbi. Diana, stai seguendo una ricetta particolare? Bun per hamburger. Perfetto, vanno benissimo anche per il pulled pork. Vedremo alla fine come verranno. Ragazzi, vorrei farvi notare come sta crescendo il nostro impasto per fare i bun. Mamma mia! Adesso facciamo la coleslaw invece. Tra l'altro, mentre sto lavando il bimbi per fare la coleslaw, mi è venuto in mente di abbinarci un bel vino con questo favoloso pulled pork. Allora vado nella mia cantinettona di Haier e vado a becchiarmi una bottiglia di Velia. Esatto, ragazzi, un bianco. Sì, ragazzi, anch'io inizialmente pensavo che avrei buttato lì un rosso oppure una birra, perché il pulled pork ti richiama un pochino a questa struttura. Poi, invece, gli amici di cartadevinicdv.com mi hanno messo in contatto con Colle di Maggio, una wine farm di Velletri, quindi provincia di Roma, quindi siamo ovviamente nel Lazio, e mi hanno detto prova questo Velia, Chardonnay e Fiano. Loro ovviamente hanno una produzione che si divide tra bianchi e rossi, sono molto attenti all'economia circolare e a non perdere quel filo rosso con il passato che si traduce in una grande attenzione per il territorio. Quindi per la parte, diciamo, di bacca bianca abbiamo Chardonnay e Fiano, e lo Chardonnay e il Fiano si declinano in questo Velia che fa un affinamento in tonneau e poi anche in botte di rovere 8 più 16 mesi, che sviluppa 13 gradi, che è un giallo paglierino che mi convince già soltanto la prima occhiata, che mi fa sentire la frutta gialla, forse ancora un filino freddo. Voi sapete che io ho 5 gradi nella cantina di Haier, quindi l'ho lasciato qui una mezz'ora, forse se lo portiamo a 10 gradi come temperatura di servizio è il massimo. Fresco, acido, minerale, morbido. Una meraviglia, perché io sono convinto, lo stavo immaginando bilanciato, o meglio bilanciare il grasso del pulled pork, questo me lo slava via, questo potrebbe essere l'ideale. Carta dei vini cdv.com, Colle di Maggio, Velia 2020, costa intorno ai 23 euro, ma fidatevi, vedremo tante altre etichette con cui potrete comprare questo Velia per fare una bella box da regalare alla vostra fidanzata. E adesso andiamo a farci la coleslaw. Allora ragazzi, pronti a fare anche la coleslaw nel bimbi, per cui ho messo mela verde, ho messo la carota, ho messo la cipolla rossa, non è vero, ho messo lo scalogno perché la cipolla rossa non l'avevo, ho messo la maionese, ho messo il cavolo, non il cappuccio rosso perché non avevo manco quello, quindi andiamo a 5 e godiamocela. Senti come frulla! Anzi, trita. Diana, da quanto li fai questi bun? Li faccio da circa 100 grammi. Li fa da 100 grammi, quindi ne vengono circa 10. Perfetto, va benissimo così. E poi aspettiamo quanto? Un'oretta, un'oretta e mezza, due, perché sì, raddoppino di volume. Un'oretta e mezza. Quindi mi raccomando, scusa se ti ho interrotta. Bello spazio nella teglia tra una e l'altra, proprio perché aumenta il volume. Allora, sono arrivati un po' di amici e noi iniziamo, oltre a ascoltare un pochino, andiamo a tagliare il nostro panozzo. Tagliamo il nostro panino, guardate come sono venuti i bun che ha fatto Diana, bellissimi, belli morbidi, meravigliosi. Andiamo a prenderci un po' di coleslaw, che è venuta un pochino più sminuzzata di quello che mi aspettavo. Probabilmente ho sbagliato io qualcosa, più che probabile. Noi aggiungiamo ancora un pochettino di salsa perché la salsa convince sempre. E dall'altra parte mettiamo un pochettino di salsa, sempre quella con la rapa rossa. E adesso vado a prendermi il protagonista, che è il pulled pork. Ho fatto proprio un paninetto, come al solito. Chiudiamo e adesso, ragazzi, è arrivato il momento di assaggiare. Siamo quasi alla fine. Allora, assaggiamo panozzo. Molto molto interessante. Mangiamo tutto e ne parliamo con un bicchiere di vino. Comunque ragazzi, ogni volta che fai il pulled pork fai un atto di fede, perché ti devi fidare della carne che hai, del dispositivo che usi, ti devi fidare, insomma, di tante cose. Certo, l'esperienza ti può dare una mano, però diciamo che ogni volta ti muovi in un ambito che è un pochino diverso rispetto a quello precedente. Vi avevo promesso una valutazione finale
con il vino, purtroppo il vino è finito, quindi è andata così. Devo dire che però ha retto bene il nostro pulled pork procurato da My Barbecue. In questo video abbiamo parlato praticamente di tutto. Abbiamo parlato ovviamente di VNQ con il kit per il pulled pork, quindi con qualcosa di adatto per le injection, qualcosa di adatto per il rub, qualcosa di molto adatto per la salsa. Insomma, un insieme di fattori che messi insieme hanno portato a un risultato straordinario. Il pulled pork non è finito, è avanzato, ma la cosa buona del pulled pork è che anche se ne fai 4 kg, poi hai l'opportunità di gestirtelo, di congelarlo, di metterlo in freezer, poi di ripristinarlo, di continuare a mangiarlo. Insomma, a meno che non abbiate un ristorante, potete andare serenissimi. Io qui sotto vi lascio tutti i link dei partner che ci hanno seguito in questo video, non ultimo il nostro telescopio, che sapete esattamente dove trovare. E io vi ricordo che qui potete tranquillamente iscrivervi al canale se vi fa piacere, e infine qui sotto, se volete, potete guardare un altro video. Ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, un video epico, un grande abbraccio e come sempre alla prossima.